No, no, tu spendi troppo, lo vuoi capire? E continuando così finiremo all'elemosina, tesoro mio, eh? Ma come, su tutto il risparmio? Non nemmeno i soldi per l'autobus mi vuoi dare? Ma Assuntina bella, se faccio questo lo faccio anche per Dia. A parte che ti stai ingrassando un po' troppo e camminare a piedi ti fa bene, ma se risparmi 100 lire al giorno dall'autobus, alla fine del mese ti trovi 3.000 lire. 3.000 lire che potresti prendere anche il tassì, che è più decoroso per le nostre condizioni sociali. Ma le 3.000 lire te le fai tu, mica le mandano a me. E che significa? È che sono estraneo. Oh, io sono il tuo legittimissimo marito e quello che resta mio resta pure a Dia. Ma che ci mettiamo a fare la divisione dei beni forse, eh? Io vado a prendere il caffè, non esci? No, non esco più. Ma non ti vergogna umiliarmi così? Ma che deve dire quello che tutti i giorni gli va a sbafare un caffè in casa per risparmiare pure quei 4 soldi? Qui, Franco è un amico. Sai che sono sposato, che ho una famiglia da mantenere e che devo fare delle economie. E non me lo posso permettere se ti sciali come fa lui, che è scapolo e sfamigliato. E se vado a perdere il caffè da lui vuol dire che gli fa piacere. Ma le donne incomprensive sono. Dove si trova oggi un amico che tutte le mattine puntualmente ti accetta il caffè? Il caffè è pronto? Prontissimo. Bravo. Ero preoccupato, credevo che non venisse. Ci mancherebbe altro. Mi puoi privare di visitare un amico come te? Grazie. Un amico affettuoso? Grazie. Generoso? Grazie. Corretto? Grazie. Ma che grazie, dico, il caffè è corretto? Ah no, ci vuoi un po' di fernetto? Ma certo, benedetto figliolo, ma tutta la mattina te lo devo dire. Ma ciò non vuol dire che tu non sei corretto, anzi, sei un po' scialacquatore, un po' spostato, maniaco. Hai scoperto qualcosa? Con la mania del cannocchiale, l'astronomia. Hobby! Sei un po' cretino, eh? Grazie. Ma la correttezza è l'unica dote che hai. Certo, non ho la tua intelligenza. Ah, la mia intelligenza, certo no. Ma un biscotto ce l'hai? Sì, quello ce l'ho. E vai a prenderlo, ma perché te lo deve far chiedere? Mi deve scusare, ma con tutti questi complimenti mi confondi, mi affascini. Prego, prego, quello che è giusto è giusto. Vedi, tu sei un uomo fortunato. Hai ereditato di uno zio ricco e quindi ti sei sistemato. Ma io mi sono fatto da solo. Ebbene, non te la prendere. Non è tutta colpa tua. Quale colpa? Quella di esserti fatto da solo. Se così brutto sei, tuo padre e tua madre un po' di colpa ce l'hanno. Ma lo vedi allora che sei cretino? Io dico, mi sono fatto da solo come individuo, come persona che si fa un posto nel mondo, nella società. E non è stato facile, sai. Ho dovuto lottare, faticare, soffrire. Beh, gli altri soffrono di più. Che vuoi dire? Facendo lo strozzino. Come ti permette? Che? Mi è scappato. No, non ti devo scappare. Io per un biscotto devo sopportare che te scappa lo strozzino. Vabbè, non me lo faccio scappare più. Per forza, io sono un benefattore. E chi dice il contrario? Mi fai arrabbiare. Quando un individuo viene nel mio ufficio, io lo faccio entrare gentilmente, lo faccio accomodare. Scusami, perché hai cambiato mestiere? No, perché? Hai detto che lo fai accomodare, perché prima era entrato rotto. Allora sei doppio imbecille. Grazie. E lo faccio accomodare nel senso di sedere. Ah, ho capito. Ma vedi, o nel senso del sedere, o in un altro senso, tu glielo aggiusti. Ma che è giusto, lo faccio accomodare. Prego, si accomoda. Lo fai assettare. Ecco lei. Parla siciliano. Ma che vuoi parlare con te, è meglio che me ne vado, va? Ti sei dimenticato il biscotto. Grazie. Il giornale l'hai comprato? Sì, ecco. È nuovo. Ah, ma ti sei fissato col tempo. Domani fammi trovare il messaggero. Sarai servito. E ricordati che nel pomeriggio esce la domenica del Corriere. Lunedì Bolero, martedì Grand Hotel e mercoledì Il Sogno. Giovedì Gnocchi e sabato Ceppa. Ciao. Senti, dovresti farmi un favore, ti dispiace? Dimmi. Mia moglie è sola a casa. Stacci attento. Non ti preoccupare, tu ti fidi. Mi fido come la mia stessa persona. Basta un'occhiata, eh? Un'occhiata gliela do. Addio. Oh, my God.